Marco Razzani, Cotto. Ciao Marco. Ragazzi, so che siete contenti di sentirmi, eh? Ci fa sempre piacere quando ci chiami, grazie. Barboni. Allora, sono qui in ditta oggi. Sì. A lavorare. Sono a lavorare. Sono qui sulla mia poltrona a forma di sedile della Porsche Cayenne Turbo, naturalmente. E tu ti porti sedile anche mentre lavori? Certo. No. Ho una poltrona fatta di sedile col sedile del Cayenne. Guarda. Ferrari, se le cose non le capisci bene, ti mando un disegno via fax, va bene? Era da 9 mesi che non venivo in ufficio e sto firmando dei documenti arretrati. Signor Anzani? Sì. Le porte contratti con i fornitori? Senta, signor Anzani, ci sarebbe un dipendente che le vuole parlare. Cosa faccio? Lo faccio entrare? D'accordo. Sono 2 mesi che aspetta. L'importante è che si mette in ginocchio. Dai, no. No, non voglio fare lo snob, ma non voglio nemmeno che la gente si prenda troppa confidenza con me. Anche tu, Ferrari, adesso non ti vedo, ma spero che tu sia in ginocchio adesso. No, ma non mi sembra il caso. No, perché facendo un calcolo, il tuo conto corrente in banca non puoi avere più di 100.000 euro. Ma magari. Ecco, io 100.000 euro li spendo ogni sabato al Media World. C'è il tappeto rosso al Media. Sabato scorso ho comprato 5 telecamere, sì. 10 stampanti wireless, certo. 4 PlayStation 2, un robot da cucina della DeLonghi e ho speso 89.000 euro. Mi sa che mi hanno ciulato, però. Magari, non lo so, però spendo un po' troppo. Però sono contento, perché io devo spendere questi soldi, devo spendere almeno 100.000 euro a settimana, perché è la mancia di mio padre. Alla faccia. Mio padre, se vede che non li spendo, non mi dà più il fisso, capito? Allora, ti aiutiamo anche noi, se vuoi, eh. Pensa, Ferrari, che tu, quando chiedi la mancia ai genitori, vai lì con la mano a conchetta come un mendicante. Mentre io entro praticamente nell'ufficio di mio padre, con la valigia di Louis Vuitton, sì. Bauletto, sì. La metto lì piena e me la riempie di contanti. Ma che meraviglia. Senti, se ne do una anche a me. Signor Baldi, entri pure. Sì, signor Anzani la stava aspettando. Ma è dipendente che deve parlare. Va bene, fallo entrare. Salve signor Anzani, io ho una piccola richiesta da farle. Io lavoro qui 12 ore al giorno e guadagno 450 euro al mese. Non si potrebbe arrivare almeno a 500, visto che mi sta nascendo il terzo figlio? Ma come fa? Poi Baldi, ti do 460 euro e fuori dei coglioni. Ma no, 10 euro in più. Mi raccomando, la sera ci va di meno, però. Non ce l'hai Rete 4, bello. Perché io non sono mica papà Barzotti, io non posso mica dare gli stipendi in base ai figli. Allora quel ragazzo lì extracomunitario, Mubarak, ha 16 figli, cosa gli devo intestare alla ditta? Vabbè, sprecato. Tanto vale allora che non venivo neanche qui a chiedere. Me l'avevano detto che era un barbone. Barbone a me, eh? Scusa un attimo, mi scusate ragazzi? Sì. Pronto? Sì. Chiamatemi il detective Riccardo Finzi, che c'è un licenziamento da fare. Chi è? Sono il detective Riccardo Finzi, posso entrare? Va bene. Che voce seria. Senti Finzi, il signor Baldi, questo qua, lo vedi? Questo qua in ginocchio, ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare la ditta Ranzani. Lo accompagni fuori. Va bene, signor Baldi, la prego di andare subito fuori dai coglioni. Altrimenti sono costretto ad aprire il fuoco. Sì, va bene, ma non finisce qui. Io vado dai sindacati e poi vediamo. Oh, ragazzi, per favore. Ragazzi. Signor Finzi, Riccardo Finzi è partito con le cattive. Scusatelo, ogni tanto quando ci vuole.